Antonio Ioveno, presidente di Telefono Amico di Padova. Ecco, possiamo avere qualche dato di persone che si rivolgono a voi e che menzionano anche il tema del suicidio, il problema del suicidio? Sì, allora noi durante l'anno scorso abbiamo ricevuto circa 50.000 telefonate, 1.000 delle quali appunto parlavano di suicidio. La metà, quindi circa 500, in maniera molto diretta, l'altra metà invece non come problema prevalente, però insomma era presente all'interno della telefonata. Vi posso anche dire che ben il 15% in più rispetto ai dati di 5 anni fa. Quindi siamo in linea appunto anche col numero di suicidi a livello nazionale. Spesso queste persone hanno bisogno di parlare, cercano un dialogo. Appunto, e noi proprio interveniamo in questa fase. Noi siamo dei volontari, siamo 700 in tutta Italia, ben 60 a Padova, e forniamo questo servizio di ascolto, ascolto empatico, ascolto di emergenza sociale, come appunto originariamente era nato il telefono amico. Infatti era una helpline per la prevenzione al suicidio. Molto spesso le persone che ci chiamano con questa problematica, sono le più differenti, giovani o anziani, donne o uomini, quindi penso sia molto trasversale. Per concludere, possiamo ricordare questo numero a cui rivolgersi? Certo, il numero è 199-284-284, è attivo tutti i giorni, 365 giorni l'anno, dalle 10 alle 24. Importante questa, questo momento di riflessione istituzionale che vede coinvolto il Comune con l'assessorato ai servizi sociali, appunto il Telefono Amico Italia, proprio per sensibilizzare la cittadinanza ma anche i mezzi di informazione su questa tematica così delicata e purtroppo rilevando il dato che il numero dei suicidi è in aumento, in modo particolare nel nord-est e nella città e nella provincia di Padova. E molti casi legati all'imprenditoria perché il fallimento dell'impresa viene vissuto dall'imprenditore come un fallimento e una perdita della propria identità, cioè l'imprenditore non riesce a metabolizzare il fallimento e a riconoscersi come persona senza staccando lo status di imprenditore, per cui viene meno anche tutta quella rete relazionale, amicale e sociale collegata allo status che aveva precedentemente di imprenditore, generando una profonda solitudine. A fronte di questa profonda solitudine e anche di grave sofferenza economica, il suicidio viene visto come veramente l'unica soluzione possibile e questo dobbiamo combatterlo con ogni mezzo e scoraggiare questo trend in crescita. Ecco, l'importante è anche fare rete tra attività come Telefono Amico, ma anche con le istituzioni. Certo, infatti questo è il significato di questa conferenza stampa e di questo momento di riflessione che viene in occasione della giornata appunto contro il suicidio, proprio perché si vuole richiamare anche l'attenzione dei mezzi di informazione, ma anche di tutte quelle realtà del terzo settore che operano nel nostro territorio, che sono estremamente attive, estremamente sensibili, mi riferisco alla realtà religiose e non, per fare rete, per mettere insieme tutte le risorse perché ci sono tematiche come queste che vanno al di là di ogni colore politico e di ogni appartenenza. Dottor Pavan, è prevedibile il suicidio? Molto spesso, per lo più, si pensa che sia un atto assolutamente imprevisto. In effetti, io credo che qualche volta lo sia, ma che il più delle volte invece sia prevedibile. Nel senso che la persona che si suicida o che ha il proposito di suicidarsi lancia dei segnali, lancia delle comunicazioni più o meno aperte, più o meno criptiche, e che vanno raccolte, vanno in qualche maniera valorizzate, a volte sono dei segnali minimi, e però forse nel nostro contesto, nel nostro ambiente, per tutti noi, c'è un po' di indifferenza forse alla sofferenza psichica, al disagio, e forse bisognerebbe avere più apertura, più comunicazione, più affetto, più riconoscimento dell'altro, insomma. Anche perché sono delle problematiche che possono interessare ciascuno di noi, insomma.